Mirko Levati, la notizia per i dipendenti del fallimento come è stata presa? Ma notizia è stata presa, se uno è un tifoso del Parma, oltre che un dipendente o collaboratore, non è una bella notizia, il fallimento vuol dire un fallimento. Però speriamo che ci sia la possibilità di andare avanti. Andare avanti vuol dire portare avanti un settore giovanile, vuol dire che si tutelano dei dipendenti e dunque di conseguenza è importante per tutti. E avete già parlato con il curatore, avete avuto qualche indicazione? No, per il momento no. Abbiamo solo incontrato, salutato e abbiamo curato buon lavoro. Quindi rassicurazioni non ne sono ancora arrivate per quanto riguarda la non porta sapevo neanche lavoro. Se si gioca, io non so se si giocherà o no. La mia è una speranza, io spero che Parma continui a giocare per il bene di tutti. Li abbiamo sentiti a proposito delle speranze di giocare, mi sembravano abbastanza ottimisti. Ci sono forse dei problemi tecnici per la partita nel Torino? Non lo so, questo so che stanno lavorando adesso e spero che se ci sono dei problemi spero che ci sblocchino, però come ho detto prima io spero per tutti che Parma continui a giocare, perché solo giocando si ha la possibilità che ci possa essere un futuro. E poi la seconda cosa principale è che si tengono dei posti di lavoro ed è un settore giovanile, perché smettendo di giocare finisce anche il settore giovanile. Sono tanti ragazzi che fanno parte del nostro settore. È anche una sorta di risposta ai boys che vi avevano chiesto appunto. No, non è una risposta, io condivido il loro pensiero, però che tengono tutti in considerazione che se Parma smette di giocare finisce. E non so se questo oggi sia la soluzione migliore. Grazie mille. No, grazie.